Sono Marta Sofì, benvenuti su TG Cinema, la nostra rubrichetta in cui parliamo del mondo del cinema. Se mi vedete vestita così è perché ho registrato la recensione di Pearl di Ty West e quindi sono vestita così. Benvenuti perché oggi volevo parlarvi di tutta una questione che sta creando un sacco di buzz. Però come sapete io ho una fissa sul verificare le notizie. Quando leggo qualcosa molto particolare così tento di andare un po' nel dettaglio. E oggi vi volevo parlare della notizia che sta arrivando ovunque, secondo cui Amber Heard e Jason Momoa stavano a litigare sul set di Aquaman 2 perché lui si è presentato vestito come Johnny Depp. Cosa c'è di vero all'interno di tutto ciò? Nel dettaglio, cioè a priori qual è la cosa vera, io non ve so dire. Però possiamo dirvi cosa non c'è di vero, qual è la fonte di tutto ciò e cosa ci hanno ricamato sopra tutti e nessuno si è degnato di verificare un cavolo. Cosa c'è di vero? Ci pensa qui zia Barbie Xanax, che c'ha una fissa per andare a ricercare notizie reali. Siete pronti quindi a scoprire la verità con me e farvi la vostra idea? Allora rimanete con me fino alla fine del video. Se vi va potete supportarmi con un like, un commento, oppure ancora salutando l'algoritmo, così YouTube benedice il mio canale. Potete aiutarmi con un like, un commento, oppure ancora seguendomi su Instagram, TikTok, che più ne ha più ne metta. Qui sotto trovate il mio shop, così come il mio codice Pampling, il codice sghicio per regalare magliette a tutti a Natale. Con il codice sghicio otterrete anche un paio di pedalini, ma aiutate a me e allo stesso tempo fate pure i regali, i pedalini gratis, e yammola del regalo di Natale, così ci fate pure una bella figura. O magari gli regalate a qualcun altro con un regalo che non vi è costato niente. Voi preparatevi. Ma iniziamo subito a parlare della notizia del giorno. La maggior parte degli articoli che ho trovato parlavano proprio di questa notizia, ovvero Amber Heard si va a lamentare alla produzione di Aquaman 2 dicendo che Jason Momoa si è presentato apposta sul set vestito da Johnny Depp per darle fastidio e farla licenziare. Dall'altra parte alcuni giornali dicono che lui abbia fatto delle pressioni per farla licenziare e ancora dopo arriva fuori Elon Musk, che all'epoca era il fidanzato di Amber Heard, dicendo: se la cacciate dal set io brucio tutto a Warner Bros. Allora, cosa c'è di vero in tutto ciò? È molto complicato. Ovviamente qui ci sono due fazioni che sono molto esasperate. Da una parte c'è una fazione, diciamo, pro Amber Heard, dall'altra, diciamo, la maggior parte è contro Amber Heard. Quindi qualsiasi cosa, notizia di questo tipo, fa vendere molto i giornali, diciamo, fa fare molti click. E è molto comodo perché ovviamente arrivano un sacco di persone che stanno fomentate nella di peste e corna di Amber Heard. Il problema è che questa non è esattamente la notizia. Io vi dico perché sono andata a fare San Tommaso dalla situazione, perché io sto fissa per averci ragione, mi piace aver ragione, e quindi vado a indagare in modo da poter dire qui nei video le cose più inattaccabili possibili, così, perché mi piace aver ragione, mi piace una cifra aver ragione, soprattutto in contesti in cui tu, capito, ti sei fatta tutta una ricerca di qua e là, ripartite e fai tu non hai capito niente. Vabbè, ordinaria amministrazione. Questa cosa potrebbe essere successa? Virtualmente sì, ma la fonte da cui i giornali hanno tratto questa notizia dice altro. Cosa dice questa fonte? Allora, prima di tutto, tutto si basa su delle note della terapista di Amber Heard. Quindi, come hanno ottenuto queste note? Questa terapista ha violato il segreto professionale, quindi è una brutta persona? Virtualmente potrebbe essere, cioè potrebbe essere una brutta persona. Io vi ho parlato seguendo il processo di come molti dei terapisti portati dalla parte di Amber Heard per me dicevano cose sbagliate, come per esempio tentare di analizzare Johnny Depp tramite i suoi film o discorsi pubblici, che è una follia totale, totalmente contro il codice deontologico, esattamente come, che ne so, la psicologa portata da Johnny Depp, che aveva già fatto una sorta di ipotesi di diagnosi a Amber Heard semplicemente sentandola raccontare da Johnny Depp. Tutte cose negative, ecco, e non c'è nessun problema a dirlo. In questo caso potrebbe essere che la terapista di Amber Heard abbia violato il segreto professionale, sicuramente non l'ha fatto in questo settore. La fonte di tutte queste notizie infatti non è nulla di nuovo, ma è un documento. Il documento è stato comprato dai fan di Johnny Depp. Successivamente al processo è stato raccontato di questo elemento anche per quanto riguarda il documentario Heard vs Depp del documentario Netflix. È successo che i fan di Johnny Depp, ancora in fissa, capito, a sapere più di questa cosa, hanno pagato, mi sembra, $3,000, avevano fatto un crowdfunding per pagare $3,000 o $30,000, non ricordo, per accedere a questi documenti secretati in un certo senso, ovvero cartacce processuali che non avevano fatto la loro, come si può dire, non erano stati accettati per far parte dei documenti processuali da prendere in considerazione dai due avvocati o dalla giuria,
e quindi erano stati scartati, ma erano inizialmente state presentate da entrambe le parti. Quindi che vuol dire? Io porto, che ne so, dei documenti, delle lastre, facciamo conto, perché accuso il mio datore di lavoro di avermi spaccato un braccio. Il giudice mi dice: guarda, io queste lastre non sono abbastanza attendibili, quindi non le posso portare all'interno del processo, o secondo me non c'entra un cavolo. Te che mi hai lasciato qua la lastra il piede dei 70 anni fa, non ci frega niente, diettela a casa, tu me l'hai presentata, io devo dire che insomma è stata registrata come una prova che tu hai portato, però io non l'accetto nei documenti finali che poi verranno mostrati alla giuria e di cui si discuterà in tribunale. Quindi tutto questo mappazzone dei documenti conteneva monnezza o roba che qualcuno diceva: boh, ma va a vedere se è vero o meno. Tra cui c'erano queste note. Queste note da cui traggono poi tutti questi articoli, eccetera, eccetera, erano note di una terapista che, come sapete, le note dei vari terapisti sono stati portati e quindi non più secretati, proprio per, diciamo, consolidare, provare qualcosa. Quindi la terapista, Amber Heard, ha detto alla terapista: oh, va là, di 3 anni fa quando sono venuta da te, quello che ti ho detto, e risultare come prova. Dall'altra parte Johnny Depp ha fatto lo stesso, mi dice: oh, guarda quello che ti ho detto, vieni lì e di quello che c'hai. Questa parte non è stata accettata perché de base non c'entrava un cavolo. Però cosa diceva effettivamente questa nota? Questa nota sosteneva che Amber Heard era andata dalla sua terapista e diceva che sul set di Aquaman 2 non se la viveva bene perché il look di Jason Momoa le ricordava molto nel modo di fare quello di Johnny Depp, e questo le causava problemi, insomma non stava bene. Questa è tutta la questione. Quindi Jason Momoa si è ubriacato e ha fatto tutta questa scena per licenziare Amber Heard? No, perché di base il look di Jason Momoa è molto prima di incontrare Amber Heard, molto prima di Aquaman 1, è molto simile a quello di Johnny Depp. Un look da non me lavo e puzzo da qua a 100 km. Jason Momoa è una persona criticabile? Assolutamente sì. Cioè, se voi veramente state qui a dire: no, Jason Momoa è una brava persona, Amber Heard è una brutta persona, a me mi sembra il classico gioco in cui veramente una tizia accusata, condannata per diffamazione, viene condannata a peste e corna, e poi dall'altra parte c'è sta Jason Momoa che è al primo Comic Con, quando si parla di Game of Thrones gli dicono: qual è la parte più bella di Game of Thrones? E lui sostiene pubblicamente al Comic Con con Emilia Clarke vicino, che inorridisce, e dice: la parte più bella di Game of Thrones è poter stu donne bellissime. E non stiamo a parlare del 1600, stiamo a parlare dell'altro ieri. Cioè, quindi se vogliamo proprio qui stare qui a trovare motivi per criticare la gente, ce ne avremmo per tutte le questioni. Abbiamo appurato che Jason Momoa se veste male così, a prescindere. Prio contro Johnny Depp non c'entra niente Amber Heard, se veste male così ben prima. Quella che è la notizia riportata sui giornali è falsa. Quello che noi sappiamo è che Amber Heard si è lamentata con la sua terapista. Quindi, cosa c'è di vero all'interno di tutto ciò? Allora, c'è di vero che Amber Heard ha affermato questa cosa da parte alla sua psicologa. Potrebbe essere vero? Cioè, effettivamente Jason Momoa potrebbe aver enfatizzato questi dettagli per darle fastidio? Forse, non lo sappiamo. Potrebbe essere una percezione di Amber Heard traumatizzata da Johnny Depp, che vede Johnny Depp in cose che non c'entrano niente? Assolutamente sì. Potrebbe essere una cazzata di Amber Heard perché dice: voglio denunciare Johnny Depp, quindi mo ce lo butto in mezzo alla terapista, ce faccio un po' di piagnista sopra. Sì, cioè noi non sappiamo la verità, non sappiamo, però di base non c'è quello che viene titolato qua. Non c'è nessuna violazione del segreto professionale da parte della terapista, perché sono documenti processuali. Quindi questo che cosa porta? Porta un sacco di disinformazione. Porta anche a continuare a andare avanti a un processo che oggettivamente un processo mediatico che si basa semplicemente sull'odio verso una donna, perché io, cioè, se da una parte abbiamo Amber Heard che ha diffamato qualcuno, condannata per diffamazione, e dall'altra parte io vorrei ricordarvi che c'è stata una condanna minore per diffamazione anche per Johnny Depp, che doveva dare 1 milione e dall'altra parte le 10. Non so se vi ricordate il processo, non c'è una persona che ha vinto tutto e dall'altra niente, cioè dobbiamo vedere le cose da un punto di vista critico, a prescindere di quello che noi vogliamo vedere nelle cose. E se critichiamo determinate cose, critichiamo la diffamazione da una parte e dall'altra, se giudichiamo determinati comportamenti come tossici, io credo che sia lecito, se non sacrosanto, se non doveroso, dover criticare pure uno che ti dice: la parte più bella è tu, donne bellissime.
Cioè, questa è la parte migliore di Game of Thrones. Lo dice al Comic Con, dove il pubblico medio sono ragazzini. Dove c'è sta Emilia Clarke che sta là vicino, che rimane così. Dice, ma anche questo che cazzo sta di mare incoglionito? Cioè, ci sono dei problemi generali. Pure Johnny Depp, ci sono dei problemi in generale su tante tante cose di Johnny Depp che possiamo parlare. Per quanto noi possiamo dire, Amber Heard è una cazzara. C'è sta una lista lunga così su Johnny Depp, su quell'altra ex che l'ha accusato, quella la bionda più grande di lui, attacchi d'ira, la causa con quello sul set che gli ha menato. Cioè, vogliamo credere che tutti questi sono matti, che si sono messi d'accordo e Johnny Depp è un santo? No, cioè, dobbiamo criticare tutto, altrimenti diventiamo i bambini di 3 anni che hanno il fan, tifano per qualcosa e quindi quello c'ha sempre ragione e il resto rimaniamo così. Io sono per vedere una visione critica del cinema, come vi dicevo, ognuno è libero anche di boicottare quello che vuole. Qualcosa non ti fa sentire bene, qualcuno ti sta sul cavolo, una tematica non ti piace, sei libero, nessuno ti deve obbligare perché nessuno può vedere tutti i film, quindi è normale che tu fai una scelta per motivazioni, anche quello c'ha la faccia da cavolo, mi sta antipatico. Allo stesso tempo, se vogliamo parlare di cinema, dobbiamo essere onesti. E tutta questa roba è nata così? Diceva così? No. Lui si è vestito da Johnny Depp? No. La terapista ha fatto violazione? No. Bisogna un po'... questa è una notizia nuova? No. Poi effettivamente ci sta che Elon Musk ha detto quelle cose? Boh, magari questo è quello che ha detto Amber Heard perché si voleva flexare il potere di Elon Musk, non lo so. Non credo che abbia tutto questo potere Elon Musk, altrimenti insomma Warner Bros. Avrebbe puntato tutto su Amber Heard. Secondo me è un po' una cazzata da entrambe le parti, ecco. Trovo però un po' importante, ecco, la cosa di approfondire sempre quello che noi leggiamo, tentare di verificare nel minimo quando si può. E quindi questo ho tentato di fare nel mio. Poi ve posso antipatico chi vi pare, a me mi frega niente, potete boicottare quello che vi pare, che cavolo mi frega a me. Detto questo, la verità è importante, verificare quello che, di cui si parla è ancora più importante. Quindi a me mi piace aver ragione, fate come me, verificate così ci avrete sempre ragione. Ma questo è tutto, bamboli di casa. Se siete rimasti fin qui, lasciate lì sotto gli emoji di qualcosa che vi ricorda lo sporco, che ricorda lo zozzume del giorno di... Questo è tutto, ciao!